Come vi dicevo all'inizio della messa, la frase che mi ha colpito di più di questa liturgia della parola, di questa prima domenica di Avvento, è proprio la frase che dice: non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. E credo che questa espressione, il non accorgerci di niente, si stia uno dei grandi rischi spirituali della nostra vita. Noi possiamo passare tutta la nostra vita senza accorgerci di nulla, senza accorgerci di quello che Dio fa, di quello che gli altri fanno, di quello che noi siamo chiamati a fare e a dire. E credo che allora potremmo leggere le letture di questa domenica proprio in questa chiave, in questa prospettiva. Come possiamo svegliarci? Come il Signore in qualche modo ci aiuta e continuerà a farlo, perché noi ci accorgiamo del tempo, non solo del tempo che passa, ma del tempo come occasione, come opportunità, come incontro con il Signore che viene, quindi come incontro verso la salvezza. E ho trovato tre cose, di cui due mi sono venute in mente non solo dalle letture, ma da due film che ho visto più di una volta. La prima cosa mi viene da Isaia. Isaia descrive nella prima lettura, come avete visto, sostanzialmente un pellegrinaggio. Un pellegrinaggio verso il monte Sion, verso la dimora di Dio. Un pellegrinaggio in cui l'umanità riscopre la pace. Le falci che sostituiscono le spade e le lance che diventano appunto arate. C'è grande meraviglia in questa visione. E direi proprio questo. La prima cosa, la prima parola, il primo atteggiamento che è capace di svegliarci, che ci aiuta ad accorgerci di quello che succede, è la meraviglia. È avere occhi grandi, pieni di meraviglia. Mi è venuta in mente questa immagine pensando al film Le Cinque Leggende, dove Babbo Natale si presenta come una piccola matriosca che ha due occhi enormi. Ma anche nei cartoni animati giapponesi, quando un personaggio è stupito, ha gli occhi enormi che sono pieni di stelline dentro, pieni di luccichio. La meraviglia è questa cosa qui: non abituarsi a vivere, non abituarsi alle cose. Meraviglia è la capacità di scoprire il dono. Meraviglia è non aver paura della novità. Meraviglia è ringraziare. Meraviglia, dice sempre questo film, è vedere gli alberi pieni di luce, magari quando in realtà la luce è quella di un fiammifero. Gli occhi della meraviglia non sono gli occhi dei sognatori, non sono semplicemente gli occhi dell'utopia, ma sono gli occhi che trovano il dono. Ovunque esso sia, per quanto piccolo possa sembrare, e per questo ringraziano, per questo non dormono. Quando noi abbiamo nella nostra vita gli occhi spenti, siamo già morti, molto prima della nostra morte fisica. L'Avvento è occasione per la meraviglia, per riaprire questi occhi, per vedere il bene che c'è. E non innanzitutto il bene che manca. La seconda cosa
che prendo dalla seconda lettura, dalla lettera ai Romani. Non so se avete notato il piccolo errore che c'è qua sul libro, che qui c'è scritto dalla prima lettera ai Romani. Paolo ne ha scritta una sola di lettera ai Romani, quindi c'è solo quella. Dopo bisognerà che quella scolorina violenti il lezionario, in modo che così, insomma, questo lo hanno fatto i vescovi, quindi dico, questo è molto consolante, la meraviglia anche in questo caso. La seconda cosa che mi ha colpito e che viene dalla lettera ai Romani, Paolo dice questa cosa qua: gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Per accorgerci di qualcosa nella nostra vita, dobbiamo gettare le opere delle tenebre. Dobbiamo gettarle via, lontano da noi. E qui Paolo fa un elenco di queste opere delle tenebre: orge e ubriachezze, lussurie e impurità, litigi e gelosie, le opere che ci fanno dormire sono queste, che non ci fanno accorgere di nulla sono queste. Mi fermo sulle ultime due: litigi e gelosie, l'incapacità di vivere in pace, a volte strutturale. Vi ho già raccontato di quella signora simpaticissima ma inquietante che a Roma mi diceva: io padre, se non litigo con mio marito la sera non riesco ad addormentarmi. Io poi ho conosciuto anche il marito, una persona triste, dalle labbra arricciate verso il basso, non riesco ad immaginare perché, però, cioè poi non è solo così, però l'incapacità di trovare la pace, di cercarla. Pensate per esempio ai motivi per i quali litighiamo. Alcuni sono importanti, certo, hanno bisogno di chiarimenti e di chiarimenti seri. A volte si litiga perché uno ti sorpassa male in macchina. Questo è un motivo stupido. Ce ne sono molti altri. I miei genitori litigano quando vedono il telegiornale. Io non riesco mai a casa mia ad ascoltare le notizie perché i miei genitori cominciano a commentare e litigano tra di loro. Allora dico, vabbè, spegniamo, diciamo una preghiera che va meglio. Le gelosie, l'incapacità di riconoscere la libertà degli altri, l'incapacità di accettare che gli altri ci dicano di no, perché gli altri sono nostri oggetti che noi dobbiamo gestire. Questi atteggiamenti ci rendono onnipotenti, gente che deve avere sempre ragione, gente che deve controllare tutto, cioè diventiamo noi Dio. E se diventiamo noi Dio, non abbiamo bisogno che Dio venga nella nostra vita. E il Vangelo? Il Vangelo mi suggerisce questa cosa: per svegliarci, per accorgerci di quello che c'è, occorre meraviglia, occorre rigettare le opere delle tenebre, occorre avere un tempo per riequilibrare le cose. Avete visto? Gesù nel Vangelo che cosa sta descrivendo? Sta descrivendo delle azioni molto normali e molto semplici. Nessuno di questi personaggi è un serial killer. Stanno lavorando, chi nel campo, chi alla mola, mangiano, bevono, si sposano, cioè hanno degli affetti, hanno delle relazioni significative. E questo credo che sia una cosa bella, va ringraziato Dio per questa cosa qui, ad un'unica condizione, che non ci dimentichiamo mai, di dare il giusto peso alle cose,
Abbiamo bisogno di un tempo nella nostra vita dove mettiamo le cose a posto, le rimettiamo in ordine, diamo a loro la giusta importanza. Questo tempo può essere l'avvento, che può voler dire un tempo in cui preghiamo un po' di più. La preghiera ci può aiutare, il silenzio ci può aiutare in questo. Una disponibilità, un servizio, un ascolto ci può aiutare in questo. L'altro film che mi è venuto in mente appena il Vangelo cita Noè è Un'impresa da Dio, che è un film dove si racconta che uno candidato insomma alla Camera americana insomma a un certo punto è invitato da Dio a costruire un'arca tra l'ilarità di tutti, poi in realtà la diga cede e per fortuna che c'è quest'arca che riesce a evitare che un intero paese venga sommerso. Dio alla fine di questo film, che lavora un po' come lo troviamo in varie occasioni, lavora anche come cameriere in un fast food, dice questa cosa: per salvare il mondo bastano atti di normale cortesia. Atti di normale cortesia, che vuol dire atti di persone che hanno capito che cosa è importante, che fanno spesso il bilancio delle loro azioni, che provano a equilibrarle, dando al tempo che vivono e per il tempo che vivono la giusta importanza alle cose che contano, una relativa importanza a quelle che contano poco, nessuna importanza a ciò che non serve. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti in questo cammino di avvento, che ci aiuti a non dormire, a non passare tutta la vita in coma. Grazie alla meraviglia, grazie alla capacità di rigettare le opere delle tenebre, grazie alla capacità di usare il tempo che abbiamo per mettere le cose a posto. Il Signore che viene, sperando il Signore non troppo come un ladro, ci trovi svegli, o almeno con un sonnino leggero.